in diretta con Focus TG, l'informazione di Rete Veneta che non si ferma mai. Vi do una notizia che riguarda un 47enne albanese, vediamo proprio l'operazione della polizia albanese portata a termine nella notte. Si era rifatto una vita in patria, faceva l'insegnante, il professore universitario all'università di Tirana, per la procura di Venezia era uno dei capi di una banda specializzata nello smercio di droga, operato in Italia tra il 98 e il 2000, è arrivata la condanna, è arrivata anche l'operazione dei carabinieri misti ovviamente alla polizia albanese, ora verrà riportato in Italia per scontare la pena. Campagna di vaccinazione in quel di Treviso, sentiamo. 145.000 dosi per oltre 800.000 euro di investimento per la provincia di Treviso. Al via la campagna di vaccinazione contro l'influenza dell'ULS 2 della marca trevigiana. A partire da oggi è possibile vaccinarsi presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta o presso gli uffici igiene. Il direttore generale dell'azienda sanitaria Francesco Benazzi è il primo testimonial di una campagna che con l'acquisto del 20% in più di dosi di vaccino rispetto all'anno scorso mirà ad arrivare alla copertura più ampia possibile. Per noi sarebbe importante arrivare al 75%, ciò significa aver vaccinato tutta la popolazione a rischio. L'influenza dell'inverno 2018-2019 si preannuncia particolarmente aggressiva, come del resto lo è stata anche lo scorso anno, con 10 decessi in Veneto, oltre 460.000 persone contagiate, molti ricoveri ospedalieri e soprattutto molti casi di complicanze anche gravi. Noi gli diciamo vaccinatevi per evitare di stare una settimana a letto con dolorabilità, con nausea, con vomito, con problemi che effettivamente sono molto importanti per evitare, un anziano che ha anche altri problemi, di arrivare alla broncopolmonite. Le temperature miti di quest'autunno hanno spostato un po' più in avanti l'avvio della curva epidemica dell'influenza, della quale riteniamo di avere il picco come consueto subito dopo Natale, primi giorni di gennaio, forse fino alla fine di gennaio, per poi pian piano scendere fino agli ultimi casi di marzo, qualche caso in aprile. A rischio complicanze sono soprattutto gli over 65 e chi ha già altre patologie. Questo riguarda prevalentemente i soggetti con condizioni di rischio predisponente, cardiopatici, broncopneumopatici, diabetici. Però può capitare anche a persone in buone condizioni di salute. Per questo noi vacciniamo, oltre che queste persone, i loro conviventi e contatti più stretti. Per le categorie a rischio, i donatori di sangue, chi svolge lavori a stretto contatto con molte persone, malati o chi svolge mansioni di primario interesse collettivo, le donne al secondo e terzo trimestre di gravidanza, la vaccinazione è raccomandata e gratuita. Adesso parliamo di parcheggi, un problema cronico che riguarda la città di Padova, soprattutto dopo che è stata istituita una ZTL un po' più ampia. È difficile parcheggiare in città? Sì, direi proprio di sì. È una difficoltà anche? Sì, posto... Cioè, tutti pieni di posti, insomma. Il dibattito che si è aperto tra le due anime che compongono la maggioranza che governa Padova sul nuovo parcheggio alla Prandina è sicuramente materia di disputa anche accesa in una città dove poche cose trovano tutti d'accordo quanto la cronica mancanza di posti dove lasciare l'automobile. Nel fine settimana in centro, dove il parcheggio disperato e selvaggio è tra i motivi che hanno portato al discusso prolungamento notturno della ZTL, si è registrato persino un principio di rissa per un'auto ferma davanti all'ingresso di un garage privato. Il conducente dell'auto in sosta alla richiesta di spostarsi avrebbe risposto colpendo il proprietario. Mentre il dibattito sul futuro della Prandina promette nuove polemiche, i padovani sono concordi sulla necessità di trovare una soluzione rapida. Il vice sindaco Lorenzoni aveva peraltro annunciato la possibilità di rendere disponibili i primi posti del parcheggio alla Prandina sotto Natale. Questo potrebbe essere positivo perché posti auto in effetti ce ne sono pochi, peraltro sono tutti a pagamento, qui c'è anche l'ASL, cioè chi va a fare una visita medica è costretto a spesso e volentieri fare qualche giretto qui per trovare un posto auto. Anche qui adesso con 16 è impossibile parcheggiare, adesso io devo andare dai vigili, ho dovuto parcheggiare in fondo qui e non so se faccio tempo con qualche metro. Spazio c'è dalle 9 alle 11 e mezza è proibito, impossibile. Bisogna girare parecchio per trovare un colpo di fortuna. La cosa pensa del, per esempio del parcheggio che bisognerebbe fare, che vorrebbero fare all'ex caserma Prandina? Ottimo, fuori lì poi mettere un servizio con qualche navetta che va su e giù e va da lì. Quando vieni in città non puoi pretendere di parcheggiare di fronte, oppure come ricordo
non so, uno deve andare al Santo, non può pretendere di parcheggiare in piazzale del Santo. Ecco questo. Ci bisogna avere pazienza. Bisogna avere pazienza, camminare oppure utilizzare i mezzi. Allora adesso parliamo del blocco del traffico, è un altro problema che riguarda la mobilità in quella di Padova. Un blocco da panico. Le misure anti-inquinamento del comune di Padova avevano fatto passare qualche brutta giornata alle categorie economiche padovane. Alcune di queste, per loro stessa ammissione, viaggiano su automezzi vecchi, quasi sempre diesel, di quelli che in coda costringono a inserire prima possibile il ricircolo dell'aria. Il blocco del traffico ai diesel da Euro 0 a 3 stava appiedando la logistica, gli artigiani e l'edilizia, e non è facile di questi tempi riconvertire automezzi a gasolio di vecchia generazione con quelli moderni o a gas. Abbiamo deciso in maniera straordinaria, quindi a misure straordinarie, una risposta nostra, di portare altri 100.000 euro per il parco veicolare, quindi si arriva a 250.000 euro totali di incentivi dai 100 degli scorsi anni. I contributi sono di 650 euro per la conversione da benzina a GPL, 750 euro da benzina a metano e da gasolio a GPL, 1.000 euro per il passaggio da gasolio a metano. Finora 180 le domande di incentivo. Mancano pochi giorni alla scadenza per la presentazione. Inoltre il Comune ha creato una nuova finestra oraria di deroga alla circolazione a vantaggio delle aziende con mezzi diesel Euro 3. Carico e scarico dalle 8.30 alle 11 e 15.17.30, anche per agevolare i cantieri edili. 5.000 euro è un cambio di gomme, parliamoci chiaro, non è certo questo che può risolvere la cosa. Di contro la sensibilità degli imprenditori del mercato ci porta assolutamente su questa strada, non è in dubbio, perché i dati di inquinamento, soprattutto del Veneto, sono sotto gli occhi di tutti, non sono sostenibili. Adesso parliamo di prescrizione di processo mediatico, se ne è parlato a un convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Padova. La prescrizione è un principio di civiltà, non si dice che è conosciuta ovunque, che la prescrizione in Italia è una delle più lunghe in Europa come principio, perché un cittadino ha diritto di non essere sine die sotto la spada di Damocle di un giudizio. Avvocati a confronto a Padova. Di stretta attualità il tema della prescrizione, un argomento che si lega perfettamente a quello affrontato durante il convegno organizzato dall'Ordine Patavino e dall'avvocato Giuseppe Pavan. Virtù e limiti del processo mediatico. Questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto in Sala dei Giganti. Di mezzo c'è sempre il tempo che si consuma nelle aule di giustizia e quello che invece viene divorato dai media in un processo parallelo che si svolge su giornali, TV e internet. È un processo che spesso toglie la dignità alla persona che è oggetto di quel processo, che è imputata poi nel processo reale ma diventa spesso già condannata nel processo mediatico, quello appunto che si celebra in televisione, nei social network, con i tweet o con i post. L'imputato, la persona, vive un doppio dramma, perché la riabilitazione giudiziaria, ovvero l'assoluzione che spesso può arrivare anche dopo molti anni, non corrisponde a quella mediatica. Il processo penale, come anche quello civile, è un processo fatto di regole che ci siamo dati, regole che dobbiamo tutti rispettare. L'unica sentenza giusta è la sentenza resa secondo le regole. Il processo mediatico di questo in sostanza non importa nulla. Da questo tipo di processo per noi derivano due messaggi veramente gravi. Il primo è che le regole del processo penale in fin dei conti non servono. Non servono regole processuali, le regole sono quelle rapide che ci siamo dati noi. Il secondo è che non serve essere competenti, perché spesso nel processo mediatico non intervengono persone competenti. È tutto per questa edizione di Focus TG, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.